Fortnite, ma se uso l'assalto, il video finisce. Bella ragazzi, vi ricordo che se volete supportarmi potete andare all'interno dell'item shop, nella sezione supporta un creatore. Inserite il codice creatore Fort così come vedete a schermo, poi accettate. E da ora ogni acquisto che farete mi darà una piccola percentuale. Grazie mille a tutti quelli che lo faranno. Lo stiamo facendo sul serio, cioè davvero. Non so perché. Non so perché davvero l'ho voluto fare, perché mi sono convinto di fare questa follia assoluta, ma è vera. Cioè, stiamo provando la sfida, se... cioè, che non devo utilizzare assalto, è folle, è veramente folle. Questo, per esempio, utilizza colpi di assalto, quindi non lo posso utilizzare. Perché, ragazzi, non funziona solo con M4, SCAR o AUG. Io non posso utilizzare nessun tipo di arma che, appunto, usa proiettili medi. Quindi si riferisce anche ai revolver, ai fucili ACOG, come abbiamo visto prima. Sarà molto divertente, che dite? Non credete? Proviamoci subito, senza perdere tempo. E poi vorrei andare un po' in giro a fare delle kill, perché è un po' di tempo che non gioco a Fortnite. Credo una decina di giorni, perché io di solito ci gioco in live la sera sul sito Viola con i ragazzi che mi seguono lì. Se anche voi volete aggiungervi, link in descrizione, nella sezione live streaming mi trovate abbastanza easy. What? Ma che cosa? L'ho fatto seriamente? Wow, che figata. Dicevo, però in questo periodo, ragazzi, sto avendo dei problemi di linea, quindi non sto streamando. Però se volete iniziare a seguirmi vi terrete già pronti per quando rinizierò. Roba comunque, ragazzi, di pochissimi giorni, tranquilli. Intanto, il link sta nella sezione live streaming, seguitemi, bella per voi. Intanto, allora, vediamo un attimo. Mi sono fatto due kill molto politiche. L'altra non so neanche io come l'ho portata avanti, ma non mi interessa. So che hanno aggiunto un botto di poteri, la mappa, hanno aggiunto la zona di Tony Stark. Molto carino, devo dire la verità. Tutte le modifiche mi sono piaciute veramente un botto. Come dobbiamo ottemperare al problema di non poter utilizzare degli assalto? Un'arma precisa come un assalto a distanza, una pistola per esempio, non sarebbe male come idea. Non mi spiacerebbe utilizzare una pistola, credo che effettivamente sia una delle cose più intelligenti da fare al momento. Non giocare sicuramente come ho fatto, quella potrebbe essere una tecnica per evitare di perdere un prossimo fight. Ma intanto, tralasciando la mia performance che veramente c'ha del tragico, e soprattutto dobbiamo riempirci dei materiali, perché credo che sarà necessario build fightare di continuo. Non potremo permetterci scontri a distanza, ovviamente, perché non avremo armi effettivamente che spareranno a distanza. Per esempio, vedete, vabbè, giustamente il gioco mi riempie di assalto, mo ci faccio molto caso perché è quello che non posso raccogliere. Allora, io direi, pigliamoci ste pozze. Più che altro vado un attimo a pescare per vedere se riesco ad acchiappare qualcosa di carino. Qualcuno che sta pescando? Sì. Scusami, fra, non ti offendere. Questo ce lo dobbiamo eliminare in maniera molto easy, ragazzuoli. No, si sta curando. Dimmi che ne hai poche. Ne ho utilizzata solo un brado, quindi credo che... esatto, l'abbiamo eliminato, meno male. Più che altro, riprendiamo l'arpione. Questo non aveva niente. Cosa aveva pescato fino ad ora? Scusatemi, una bella slurfish. Ok, roba carina. Oppure un cecco. Hot flopper, ragazzi, però io questi non so cosa fanno. Questo mi pare che fa lo stesso effetto del pepe... cioè, no, ok, faceva saltare come ai tempi, va bene, ho capito cosa. Questo me lo utilizzo pure stesso ora. E che trovo quello di Midas. Mamma mia, pensavo che fosse quello di Midas, già stavo tipo esultando, ma non credo che sarà così semplice da trovare, insomma. Lo spawn è tipo 0,0 qualcosa, cioè qualcosa di folle. Allora direi, andiamoci a prendere l'approvvigionamento, che è sicuramente utile, c'è il drop, l'airdrop. E poi vediamo un attimo se riusciamo a trovare qualche altro nemico. Intanto il nostro set... come è costruito? Male? Ma tipo cosa ho combinato? Ti ho fatto prendere pure un bel vantaggio, eppure l'avevo sentito. Sta sotto, raga. Come si è messo sotto? Di quanto sta sotto? Come fa a star sotto? Ah, bella per te, frate. Vabbè, ti è andata un po' malaccio, te la sei giocata molto male, quindi mi spiace per te. Non credo che mi interessi qualcosa. Continuo ad andare verso l'airdrop, come se non fosse successo nulla, ragazzuoli. Il tempo vola quando ci si diverte assieme. Mi raccomando, ragazzi, tra l'altro, utilizzate sempre solo il codice creatore Fortu che vedete qui in alto all'interno dello shop. Non lo dico spesso, ma io ormai lo do per scontato, ragazzi. 5 lettere, una garanzia. Tra l'altro diventate pure più fighi se lo mettete, quindi fossi in voi io lo farei. Airdrop, vediamo un po'. Prima però avevo lasciato un cecco. Quasi quasi me lo sarei dovuto prendere. Era l'unica arma a distanza che... no, fra, ce n'hai una alle spalle, ti prego. Guarda, te lo dico col cuore. Veramente, ce n'hai una alle spalle. Vabbè, non gli interessa, evidentemente. Frate, so che stai là. Guarda, te lo dico con il cuore. Stai nel cespuglio, lo so. Ah no, non stai manco nel cespuglio. Cioè, la cosa non ti riguarda, bro. Cos'era? Cos'era? Sono confusissimo. C'è un altro nemico. So che c'è. No, ragazzi, calmi. Non so cos'è stato. Non so cosa fosse. Sono spaventatissimo. Era qualcosa, ma da lontano non ho capito cosa fosse. Qualche novità dell'ultimo aggiornamento. Ah,
sono su sti roba. Hai capito? Ma che è sta roba? Allontanatevi. Ma è imprevedibile un colpo a questa distanza, per, almeno per i miei standard. Non utilizzo tanti fucili di precisione, quindi sono dei... Cosa? Ma che? Mamma mia, ma che inquietudine quei bot. Cosa stanno facendo? Stanno ballando i balli di TikTok. Non soltanto i bot fermi che ballano, ma il fatto che ballano i balli di TikTok che mi inquieta. Allora, quello non sta a salire. No, io mo ti do un colpo. Ovviamente è andato male. Devo levarmi seriamente questo coso da mano, ragazzi, perché non lo so utilizzare. Mamma mia. Io non so cos'è successo, so solo che sta arrivando un altro nemico che stava sotto di noi, ma questo tipo mi ha tipo salvato. O si stanno sparando a vicenda? Ma io non sto più capendo cosa sta succedendo, i bot, le cose, ma che aggiornamento è? Ma ce la fate tutte e due qua? Mannaggia la miseria, ma qualcuno mi spiega cos'è Iron Man? Oh, calmi, spassa, e poi sta sto coso di Iron Man. Quasi quasi me lo metto al posto del... Sto sparando me? Stava sparando me? Credo di sì. No, non doveva andare in questo modo. È distrutto. L'ho praticamente distrutto. È morto. Per forza. Ok, per forza, scusate. Mamma mia, aveva solo vita. La cosa non mi piace perché vuol dire che appunto non aveva cure di alcun tipo per gli scudi. Dai, no, teniamo dei nemici davanti perché... Questo come funziona? Funziona male? Non funziona come dico io. Ah, ma sono automatici i colpi, tipo. Ah, ma che è sta cosa OP? Ma è fantastico. Bella per te, frate. No, allora, scusami. Grazie, Sash. Tanto qua posso mettermi a darvi un po' fastidio. Vi spiace, no, eh? Si stanno surriscaldando i guanti. O sti cosi... Non ho idea di come funzionino, ragazzi. Sono abilità che non ho mai utilizzato. Ho solo fucile a... colpi di fucile a pompa. Mamma mia, meno male. Veramente sto giocando con una spina al fianco. Devo capire quello dove è stato eliminato. Qua c'è una cosa oro. Vabbè, lanciarazzi, mi pare. Sì. Che dice? Ce lo prendiamo? No, sta qualcuno. È tutto carico, sì, almeno sì. Meno questo. Calmi. E questo è pericoloso. Non è male. Non è per niente male come player. Sa quello che fa. Solo che sta arrivando anche altra gente. No, lo sparo era vicino, lontano. Non l'ho capito. Sì, è lontano. Va bene così. La cosa più intelligente da fare attualmente è questa. Non ce la fa col ping. Non ce la fa col ping. Gli faccio danno. Gli faccio danno perché non ce la fa col ping. Non ce la fa materialmente. Ok. Mi fa piacere per te, man. Modifica. Ha così paura, ragazzi, che non vuole fare nulla. Cioè, serio, frate? Dai, 19 ancora. Quanta altra vita? Cioè, è veramente scandaloso. Dai, basta, frate. Lascia stare. Lasciati andare. Non fa nulla. Non si offende nessuno, eh. C'è un flopper, un paio di scudi. Cioè, non sto messo benissimo, eh. Non è che devo dire, vabbè, fatta. Anzi. Ah, ma posso fare questa cosa? Quando me la volevate dire, raga? Poi in ritardo me l'avete detta. Cioè, la prossima volta un po' prima, che dite? Un altro tipo là. Devo cercare di non farmi notare per nessuna ragione al mondo. Che dite, raga? Sono un po' indeciso sul da farsi. Sono un po' indeciso se dare fastidio, se non dare fastidio. Questi li vedo molto agguerriti. Ha poca vita però questo tipo. Allora, pozze piccole. E poi subito flopper perché sta arrivando un altro che ci massacra a breve. Questo tipo è un simpaticone, vedo. Oh! Madonna! Ok, c'è il potere bello, quello fresco di Tony Stark, quello fresco incazzoso, e tengo un altro da sinistra che mi spara. Ok, questo all'improvviso mi fa partire un raggio, non me ne accorgo manco. Questo è un problemone. Allora, vi spiego un attimo la mia situazione del cavolo, ragazzi. Allora, quello all'improvviso, quello sulla destra, mi fa partire un colpo di Tony Stark, quello super potente, e mi sfonda tutti i muri. Quindi devo fare in modo di eliminare questo tizio senza far capire all'altro dove mi trovo. E devo provare a far così per forza. Per ora concedo il vantaggio tattico a questo tizio che ho sopra, perché sinceramente di parlarlo non me la sento. E raga, gioco così per un attimo, cercando di non farmi sentire. Tanto qua sopra ho chiuso tutto, le strutture sono tutte mie. Oh, però sta scendendo questo, frate. Mi pare che si sono raggiunti reciprocamente. Stanno uno vicino all'altro. Questo ha preso pure l'elicottero. Va un po' te. Madonna, è serio? Madonna, sta scherzando? Stanno scherzando? Stanno scherzando entrambi, spero. Cosa hanno creato?
Mamma mia, uno è morto. No, ragazzi, è morto quel tipo. Non capisco dov'è. Non è qua dentro, per forza sarebbe già morto. È qua. Ok, una terra, manca l'altro, raga, è morto. No, si è curato. Il fatto è che questi colpi hanno una piccola area. Ma appunto, è piccola. Mamma mia, che potere di Tony Stark, che battaglione! Che battaglione, frate! Vinta la sfida! Se utilizzo un assalto il video finisce, oppure devo vincere senza utilizzare l'assalto. Mamma mia, ragazzuoli, il panico!